Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La tua parola, Padre, sia sempre più nella mia mente. Sulle mie labbra. E nel mio cuore. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi almeno dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!» Ella si voltò e le disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto, parola del Signore. Ecco, dobbiamo seguire con attenzione i racconti delle apparizioni di Gesù che la liturgia ci fa ascoltare in questi giorni, perché questi racconti non sono semplicemente o soprattutto un ricordo storico di quello che è successo 2000 anni fa, ma sono racconti ispirati per farci capire come entrare in contatto con Gesù risorto oggi, come noi possiamo entrare in questo mistero della risurrezione di Gesù. Innanzitutto osserviamo il comportamento di Maria, questa che era una discepola molto speciale di Gesù, non solo perché prima della conversione aveva una vita brutta, brutta, che nei Vangeli è espressa da queste parole: da lei Gesù scacciò 7 demoni, un modo di dire una dipendenza fortissima dallo spirito del male. Ma lei, dopo l'incontro con Gesù, non solo ha avuto un cambiamento di vita, ma un innamoramento profondissimo del Signore. Un amore straordinario che a diventare una discepola proprio non solo prediletta ma proprio superlativa, è stata sempre con Gesù eccetera eccetera, e anche l'ha seguito sul Calvario, mentre magari molti, sia apostoli sia altre donne, sono scappati dalla paura. Quindi una discepola straordinaria. Però notate che nonostante il suo amore, il suo seguire Gesù, anche lei non aveva capito che Gesù sarebbe risorto.
e oppressa dal grande dolore della sua perdita, va al sepolcro. E Marco dice, Marco è un evangelista che ha scritto prima di Giovanni, dice che erano andati a comprare degli oli aromatici insieme a Maria, la mamma di Giacomo e di Salome, per ungere il corpo di Gesù. Quindi, nonostante il suo amore, il suo discepolato, non aveva la fede in Gesù risorto, solo la Madonna l'ha conservata questa fede. Invece lei, poverina, va lì, distrutta. Poi, nel suo dramma, non trova neanche il corpo di Gesù, quindi una morte psicologica terribile, non ha neanche un resto di Gesù. Ecco perché piange, piange, eccetera. Questo cosa dice a noi? Dice che se noi anche siamo bravi cristiani, in certi momenti siamo come la Maddalena, cerchiamo di rimanere attaccati a Gesù in qualche modo, però senza la certezza che Lui è vivo e risorto, ci attacchiamo a Lui così come possiamo, con una religiosità molto imperfetta, io dico anche pre-cristiana, di preparazione al cristianesimo. Ecco, poi osservate invece come avviene il contatto, il primo contatto con la risurrezione, con Gesù risorto. Lei va lì con questo animo molto molto afflitto, senza nessuna fede in Gesù risorto, e che cosa avviene? Innanzitutto vedono la tomba vuota, che è già un segno della risurrezione di Gesù, ma non basta questo segno. Poi sentono gli angeli, due angeli vestiti di bianco. Questo è un modo di raccontare, importante e simbolico, per dire che Dio ci introduce nella risurrezione attraverso degli inviati che rappresentano fondamentalmente la Chiesa. È la Chiesa questo angelo che ci ripete non piangere perché è risorto e non cercare più Gesù morto. È la Chiesa che ce lo dice, ma tante volte questa Chiesa ce lo dice attraverso delle persone, l'uno o l'altro, per esempio adesso attraverso di me. E osserva che questi angeli sono vestiti di bianco perché? Perché hanno la forza di Dio in questo annuncio. L'annuncio della risurrezione è una cosa stranissima, L'annuncio della risurrezione. Difatti San Paolo, sapete come lo chiama questo annuncio? La stoltezza del Vangelo. Perché annuncia un fatto vero, grandissimo, incredibile, in una forma molto terra terra, diciamo così, senza l'apparato della cultura, l'apparato della scienza, l'apparato delle grandi organizzazioni che nel mondo vogliono inculcare delle verità con la potenza umana. L'annuncio del Vangelo avviene in modo molto terra terra e Dio lo fa fare dagli angeli, che hanno dei segni della presenza di Dio, ma sono pure evanescenti, nel senso che dopo che appaiono scompaiono, e poi lo fa fare attraverso delle donne, che nella mentalità ebraica sono le ultime a essere credibili, non possono andare neanche in tribunale a dare testimonianza a quei tempi. Ecco, perché l'annuncio del Vangelo è un paradosso, l'annuncio della risurrezione, cioè viene a noi con dei segni di Dio, ma viene anche nella povertà. E se tu ci fai caso, quando io ti dico Gesù è veramente risorto, questo viene attraverso una forma così semplice, però quest'annuncio, se tu hai un'apertura del cuore verso la verità, verso una ricerca di Dio, è qualcosa che può entrare in te con una forza conquistatrice, con una potenza di verità. Ecco. E quindi da lì comincia la certezza dentro di te che questo annuncio è vero, che non è un'invenzione della Chiesa, che non è una bella favola per consolarti nelle afflizioni, ma è una verità.
Ecco, il Vangelo ha una forza di verità, ecco perché ha fatto breccia nel paganesimo, poi nella cultura greca che era molto sofisticata filosoficamente ed è arrivato fino a noi. Ecco, quindi c'è questo bellissimo annuncio, però questo non basta per entrare nella risurrezione. Difatti, quando gli angeli dicono alla Maddalena piangere, non è qui, è risorto, lei comincia credere, però non è una fede matura, perché quando c'è Gesù lì, lei non lo riconosce. Non le fa pensare questo, perché lei era una donna innamorata, sapeva di Gesù proprio tutti i capelli, tutti i particolari, i colori degli occhi, come quando uno è innamorato, no? Che ha impresso tutto della persona amata. Maddalena è una di queste, eppure non lo riconosce. Perché? Perché Gesù risorto è lo stesso, ma è anche diverso dal Gesù storico. È la stessa persona, ma è diversa, perché Gesù è entrato in una vita nuova, non è risorto come Lazzaro. Lazzaro, quando è risorto, è ritornato alla vita di prima. E di fatto, dopo pochi anni, morì di nuovo. Gesù nella risurrezione entra in una vita totalmente nuova. Ecco perché non ha bisogno di mangiare, passa i muri a porte chiuse, può essere qui, può essere lì, può essere lì. È una vita pienissima. Per cui per riconoscerlo non basta che tu sei innamorato, che hai fatto un po' di discepolato con lui. Ci vuole qualcos'altro. Cosa ci vuole? Il colloquio della preghiera. Il colloquio, lo Spirito Santo certamente, perché è lui che rende possibile questo. Però vediamo nel racconto che scatta il riconoscimento quando Gesù chiama Maria per nome e lei risponde: Maria. Lei dice maestro, il termine esatto aramaico è rabbuni, che vuol dire maestro mio, mia guida, mia luce. È un termine sia affettuoso ma anche di fede in Gesù. E quando succede questo colloquio tra lei e Gesù, un colloquio cominciato da Gesù, allora si incendia il suo cuore, ha ritrovato il suo Signore e la risurrezione di Gesù diventa piena di gioia, piena di gioia, una cosa incontenibile. Diceva anche Padre Cantalamessa in una predica: comincia a correre dopo la risurrezione. Tutti quelli che sono a contatto con Gesù corrono, anche i discepoli di Emaus la sera tornano in fretta. Questi vanno nel cenacolo correndo, cioè, perché viene qualcosa nel cuore che non solo ti libera dal dolore, dall'oppressione che tu avevi, ma ti mette le ali, ti mette il bisogno di dire ad altri questa scoperta. Ecco, e vado a concludere. Quando sta per partire, Gesù le dice: non mi trattenere, poi va dai miei fratelli e di loro salvo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Perché queste parole rappresentano l'effetto principale della risurrezione di Gesù in noi. Quando Gesù risorto viene in noi, non solo cominciamo a correre, ma entriamo in un rapporto filiale con Dio, e possiamo dire il Padre nostro non con le parole, ma sentire, sapere che noi siamo figli amati da Dio come è Gesù. Ecco, che possa avvenire per noi in questi giorni, a cominciare da questa messa.